Salve ragazzi, bentornati nella nostra serie serale delle 18. Nell'ultimo episodio abbiamo trovato un po' di isolette sperse nell'alto e sono venuto a posare tutti i materiali che abbiamo raccolto e inoltre ho aggiustato un attimino i percorsi perché mi sono reso conto che fondamentalmente devo necessariamente lasciarli qui e quindi ho fatto una cosa un attimino più agevole perché là abbiamo delle mucche. Finché non trovo il modo per portarmele, con i pilleroni non stavo molto comodo, quindi mi sono fatto delle scalette. Le isole che ho svuotato le ho anche distrutte, così non ci rimbambiamo con isole già fatte. E adesso andiamo a finire di esplorare quello che c'era da fare. Allora, mi sono anche fatto il percorso per quest'isola che andiamo a vedere dopo. Iniziamo a vedere quest'isoletta qui. Qui, questa è quella con il villager che per il momento la lasciamo dov'è e saliamo qua nell'ultima che avevamo visitato, cioè quella con la mucca, il pollo, eccetera, eccetera. Finiamo di esplorarla, magari c'è scappata qualche cesta nascosta che non abbiamo ancora visto. Qua ho messo una porta perché questa mucca. Drammatico, ragazzi, sono appena caduto e ho anche lasciato la porta aperta alla mucca. Ok, ci sono rimasto molto male, moltissimo male. Per fortuna avevo posato già sta roba, però mi sono perso il piccone in diamante e anche i pantaloni dell'armatura in diamante. Porca vacca. Vabbè, facciamoci un attimo degli oggetti al volo e usiamo il ferro, dai. 1 2 3 1 2 1 2 3 e 1, che dovrebbe essere tutto l'occorrente per farci gli attrezzi che avevamo. Ah, porca miseria, mannaggia. Ste isolette volanti. Intanto le pecorelle che mangiano fanno un bordello esagerato. E io intanto così. Ok, piccone e ce l'abbiamo. Una pala e ce l'abbiamo. L'ascia l'abbiamo fatta. Ok. Abbiamo tutto. Prendiamoci un po' di carbone da qua. Facciamoci delle torce velocissimi. Ok, prendiamoci il cibo. Va benissimo così. Mettiamo questo qua e questo qua e prendiamoci un po' di cobblestone. Ho fatto un salto di troppo, tipo questo, e sono finito giù. Devo farmi i ponti larghi 4 blocchi per non cadere, perché sono demente. Ok, siamo ritornati, tutta colpa di quella mucca, la porta maledetta. Perché? Perché ero convinto che qua ci fosse un blocco. Io ero convinto che questa base l'avessi fatta così, e invece no. Ok, salve, siamo ritornati. Tutto a posto? Sfasciamo tutto quello che si può sfasciare. Maledetta mucca di schifo, sarei la prima a morire appena ti accoppi. E controlliamo se abbiamo lasciato qualche cosa inesplorata, tipo cesto, roba del genere. Qua c'è anche il pollo, vabbè, ci interessa. Non c'ho più il piccone di diamante, quindi. In compenso c'ho la pala. Bello, bellissimo. Non aggiungo altro. Mettiamo, iniziamo a mettere delle torce qua. Vabbè che finché ci sto io non dovrebbe spawnare nessuno perché sono troppo vicino. Però non si sa mai, quindi è meglio prevenire. Qua non c'è niente, prendiamoci questo, togliamo il legno, solite cose. Con la paletta sfondiamo tutto. Ovviamente io con il piccone di ferro posso prendere tutto, sì. Ecco, di nuovo sta fonte d'acqua maledetta che mi affoga tutti gli animali. Senti, io mo la prosciugo sta fonte d'acqua perché tanto non mi serve. Non ha proprio senso di esistere. Via. Ragazzi, ma Minecraft è così. Ti distrai un attimo e fai un volo di 8000 blocchi nel vuoto, in questo caso. Finiamo di prenderci tutti i materiali. Voglio capire poi con tutta sta redstone io che cavolo ci dovrò mai fare. Ok. Anzi, stavolta il legno me lo riprendo pure. E mi prendo anche l'incudine, che questa è bella nuova, quella che ho a casa è distrutta. Questa ci può servire, quindi ce la portiamo proprio. Ci attacchiamo a tutto. Vediamo qua sotto cosa c'è. Un'altra cesta nascosta. Beh, guarda, in teoria una cesta nascosta me la potresti mettere, eh? Perché ci ho perso un po' di roba in questa missione, quindi no, eh. Non vedo cose nascoste, ma qui una volta c'era un pollo. Perché non c'è più il pollo? Ragazzi, io il pollo non lo vedo. Ok, io credo che non ci sia più nulla da vedere. Mettiamo delle torce sparpagliate in giro, spezziamoci come al solito le caviglie e il pollo è andato. Vabbè, mi resta la mucca qua dentro.
Ok, per scrupolo ho tolto gli ultimi blocchi, ma altre ceste non ce ne sono. Va bene, abbiamo fatto. E quest'isola la lasciamo in questo stato devastato finché non troviamo il modo per portarci la mucca lì. Vabbè, il modo è anche abbastanza semplice, solo che devo costruire i ponti e adesso non ci voglio. Da questo lato non ci sono isole, possiamo andare a vedere quell'altra isola lì dove abbiamo le mucche con i funghi sopra. Ed eccoci qua, e qua dentro c'è di tutto. Il pericolo di morte è elevatissimo. Quindi adesso mi faccio una bella zona così, proprio bella. E considerando che ci sono degli scheletri, mi faccio anche un perimetro per evitare di essere buttato fuori. Ok, adesso possiamo ragionare. Faccio così, così. E in teoria dovrei essere in grado di beccare lo scheletro. Se lo scheletro mi vede. Eccolo che arriva. Uno, due. Non facciamo esplodere i creeper perché altrimenti è la fine. Mangiamo anche visto che ci troviamo. Non può esplodere perché non mi vede. Cioè sto. Lo scheletro ha colpito il creeper. Quindi forse mi droppa un disco? Una roba del genere? No, non mi ha droppato niente. E c'è il bastardo piccolo. Lo sapevo io che doveva arrivare pure questo. Là, cioè, vedo. Ma perché il creeper esplode? Ok, ragazzi, la situazione è molto drammatica. Non sto capendo perché stanno esplodendo. Le mucche sono ancora là. Questo è l'importante. Ok, ce la possiamo ancora fare. Siamo in una posizione di vantaggio. Loro sono in giù. Non possono salire. Perfetto. Quel creeper mi guarda con aria minacciosa. Questi sono qua. Non esplodo. Stavo cadendo giù. E sì, c'è un'altra mucca. Sì, le mucche le abbiamo salvate. Benissimo, siamo veramente bravi. Proprio con grandi abilità siamo riusciti a salvare tutto, più o meno. Ripristiniamo un attimo tutto sto casino che è successo. Mucche, voi non venite mai qua, per favore. E c'è un altro scheletro che mi sta anche frecciando le mucche. Sto bastardo. Mo ci muoio, mo ci muoio, mo ci muoio. Mo ci muoio, non ci sono morto. Luci, per favore. Basta, oddio che stress. Mangiamo. Ragazzi, siamo soli? Sì. Ok, adesso mi servirebbe qualcosa con Silktouch. Io avevo preso qualcosa con Silktouch. C'era un'ascia? No. Cos'era con Silktouch? Non mi ricordo. Forse non ho preso niente con Silktouch e mi sto impressionando da solo. Vabbè, scendiamo da qui. Vediamo se qua sotto. Senti, io chiudo perché queste sono stupide. Finisce che si buttano di sotto e mi muoiono anche le mucche. Vediamo qua sotto cosa troviamo. Illuminiamo anche qua. Forse c'è una cesta nascosta qui sotto. E qua sotto non c'era assolutamente nulla. Quindi risaliamo. E adesso che ci penso, a me basta che conservo solamente uno di questi blocchi, che sarebbe il micelio, giusto? Ne lascio uno e poi possono tranquillamente attecchire vicino all'altra terra normale. Vediamo se sul funghetto c'è qualcosa. Non c'è assolutamente niente. Ok, prendiamoci anche il funghetto. Un po' di funghi me li ha dati, quindi possiamo anche far crescere i funghi. Qualora mi dovessero servire, ci abbiamo sia questi che questi, siamo a posto. E anche l'isoletta con le mucche l'abbiamo vista. Illuminiamo. Ok, dovrebbe essere abbastanza illuminato tutto. E usciamo. Qual era la strada? Questa? No, quell'altra. Bene, usciamo, richiudiamo. E poi queste ce le porteremo a casa. Non so ancora come, ma in un modo faremo. Ok, e anche questa l'abbiamo visitata in modo abbastanza drammatico, altrimenti non ci divertiamo. Ora vediamo quale altra isola andare a visitare. Allora, con molta calma facciamo il punto. Là c'è il village, là c'è una mucca e un pollo defunto, là ci sono tre o due mucche mushroom, quelle con i funghetti, che comunque mi vanno bene. Quindi adesso io potrei andare tranquillamente a visitare quest'altra isoletta qua, dove vedo delle canne che non mi servono perché ormai già l'ho fatta l'enchanting table, quindi ci andiamo in questo modo, ci buttiamo di prepotenza dall'alto, così, perfetto, e stappiamo questa bottiglia di vetro. Vediamo cosa troviamo qua dentro, diamo un attimo un occhio prima di buttarci, non vedo niente di strano, torce, la mucca sta lì, è bella felice, cerchiamo una cesta. La pala è andata, non vedo assolutamente ceste, non penso che ce ne siano nemmeno in quest'altra isola. Bene, vi dico subito che nella prossima puntata ci occuperemo del trasporto di tutte queste mucche sull'isola principale. Sarà una cosa abbastanza drammatica, quindi
Quindi molto probabilmente ci sarà da ridere per voi, per me ci sarà da piangere. Prendiamoci anche le canne da zucchero, togliendo il semetto che non ci serve assolutamente a nulla. Ok, questa mucca la lasciamo qua, tranquillamente sul suo bel blocco. Ok, da dove arrivo? Da lì. Bene, a questo punto vediamo quale altra isola potremo andare a visitare. Forse quella lì dove vedo della lava. Andiamo lì. Visitiamo anche quest'altra isola, anche se qua ce ne stanno una marea da visitare. Quante isole ha sta mappa? Troppe. Avviciniamoci con molta calma senza morire lì. E siamo arrivati anche su quest'altra isola. Facciamo come al solito un buchetto qua così ci infiliamo. Vediamo che cosa troviamo qua dentro. Come si scende? Qua va bene. Dobbiamo sempre fare il solito salto della fede, sì. Qua forse mi faccio anche male però. Se faccio così, ok. Abbiamo della Netherrack. Ok, ci siamo spezzati tutto quello che ci potevamo spezzare. Bene, qui. Oh, che fantastica cosa! Delle teste di Wither. Senti, ma cosa mi posso togliere? Sti fiorellini scemi non mi servono a niente. Oh, c'è una chest. Meno male, dai. Abbiamo trovato una chest. Almeno questo. C'è anche del quarzo. Che figata. Si può prendere, sì. Qua c'è un sacco di lava, attenzione. Abbiamo la chest. Oh, bellissimo. Posiamo. Che cosa posiamo? Vediamo. Potrei posare tranquillamente la terra, i fiori. Tanto di terra c'è un sacco. Poi comunque la lasciamo qua. Qua ci prendiamo l'oro, il ferro, un diamante, un acciarino che già ho, non mi interessa. Le ossa mi servono. E basta. Facciamo un attimo una sbirciata rapida. Questa è lava. Secondo me qua sotto qualche altra cosa c'è. Del carbone. Oh, che bella cosa. Cioè, del carbone. Un blocco di carbone. Vabbè, meglio di niente. Altro carbone. E ragazzi, in quest'isola non c'è nient'altro. Quindi devo mettermi semplicemente ad eliminare questa roba. Magari prendendola anche. Cosa lascio? Cosa lascerò? Gli sticchettini. Va bene ragazzi, io direi che anche per questa puntata possiamo fermarci qua perché è stato molto drammatico. Quindi come al solito vi do l'appuntamento a domani. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like, spolliciate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella per essere aggiornati su tutte le nuove uscite e come sempre ci vediamo domani sera alla stessa ora. Ciao ragazzi!